Ciao! Allora, oggi vi voglio parlare di questo contorno occhi della Bottega Verde. È quello con aloe, gel contorno occhi, sguardo fresco ed esteso, idratante lenitivo. Allora, intanto ve lo mostro, che è questo qui, che io ho completamente finito. Questa è la confezione, è un 15 ml e il prezzo l'ho segnato, è di 16,99, ma io l'avevo acquistato con una promozione a 7,99 euro. Segno tutto. Allora, cosa dire di questo contorno occhi? Intanto che io l'ho usato in estate, quando non volevo azioni antirughe o troppo profonde, ma solamente qualcosa da tenere idratata la pelle e magari che decongestionasse. E questo mi è piaciuto davvero tanto, devo dire, perché è idratante, è lenitivo, è fresco e assorbe molto velocemente. Quindi il tempo, davvero una lacrima di prodotto, il tempo che lo picchiettate un attimo e davvero è già assorbito. Va benissimo sia la sera che la mattina ed è prima del trucco. Fa anche da base trucco e non dà problemi durante il trucco occhi, quindi davvero mi è piaciuto tanto. Non mi ricordo se ha una profumazione. Sì, è fresca, leggera, comunque se sul contorno occhi non dà fastidio e ha un buon inci. Oltretutto è un prodotto che data proprio la presenza di aloe tende a essere un gel fresco che si picchietta ed tende a idratare la pelle, la senti più fresca ed è più idratata. Mi è piaciuto per questo davvero tanto. Oltretutto, guardavo se c'è qualcos'altro da dirvi. Dice di essere senza parabeni, senza alcol, senza siliconi, senza accessori di formaldeide e senza, no, senza oli minerali, non riuscivo a leggere. E mi è piaciuto, l'inci non è affatto male perché non ha tantissimi prodotti, tantissimi ingredienti. Comunque vi metto il bio inci. È uno di quelli che quando trovo in offerta, come in questo caso, e quindi con un'offerta buona, lo ricompro, soprattutto per il periodo estivo, quando non voglio prodotti troppo pesanti sul contorno occhi, ma comunque sia lo voglio tenere idratato. È adatto anche a chi comunque non ha grossi problemi del contorno occhi, ma comunque si ha per un'azione preventiva per evitare i segni del tempo, oppure per chi vuole un idratante. Penso di aver detto più o meno tutto. Comunque questo io lo consiglio perché mi è piaciuto. Fatemi sapere se per caso avete provato questo prodotto e come vi siete trovate. Io come sempre spero di esservi stata utile e se vi è piaciuto il video mettetemi un like, iscrivetevi al canale e mi raccomando anche di cliccare sulla campanella così verrete avvisate ogni volta che carico un nuovo video. E alla prossima, ciao!